Presidente, il corridoio che sta dietro di lei, chiamato Transatlantico, qualcuno lo chiama il corridoio delle anime perdute. Si dice che chi cammina lì perda l'anima, qualcuno qui l'anima l'ha perso, qualcun altro l'anima se l'è venduta. Ecco, noi reputiamo che stare in questo palazzo un tempo limitato consenta di impedire una contaminazione che molti politici hanno avuto proprio perché entrano in questo palazzo staccato dalla realtà, dove ci si sente onorevoli della Repubblica, lo vuole il filetto al pepe verde, lo vuole il prosecchino, noi siamo onorevoli della Repubblica e ci si dimentica delle necessità e dei bisogni dei cittadini, cose che invece vengono dichiarate in campagna elettorale. È per questo che noi siamo fieri di questa nostra regola e chiediamo che un politico debba essere un dipendente del popolo italiano pro tempore con un contratto a progetto, cocco pro, magari anche con le tutele crescenti. Se sei bravo continui a starci, altrimenti te ne vai a casa perché devi fare gli interessi del popolo italiano. Grazie, Presidente. La ringrazio, non ci sono altre.